Azione simile a quella che ha portato al gol con il Milan, cross di Vargas, Spinesi di testa ci arriva e Amelia si allunga deviando in angolo. Nell'azione successiva Martinez cade in area dopo un contatto con Pasquale e tocca con le mani. L'arbitro lo ammonisce proprio per il contatto fra pallone e braccia, mentre Martinez si lamenta per il contrasto col difensore livornese. Ancora Spinesi si fa vedere con un tiro al volo su consueto assist di Vargas. Il Livorno presenta in attacco il rientrante Tavano assieme a Tristan che al 19° gioca un bellissimo pallone, riesce a liberarsi per la conclusione. Il tiro è deviato in angolo. È comunque il Catania la squadra più convinta nel primo tempo. Mascare e Martinez provano a inventare qualcosa mentre attorno alla mezz'ora si vedono 3 tiri ravvicinati ma poco pericolosi. Dopo la conclusione centrale di Biagianti ce n'è una simile a firma Tavano. Poi Martinez manda fuori in diagonale. Al 38° ammonizione per Tellizzi che diffidato salterà il prossimo match col Cagliari. Nella ripresa Camolesi inserisce Diamanti per dare più verve all'attacco ed è proprio lui ad andare per primo al tiro nei secondi 45 minuti dopo una bella azione personale. All'11° è bravo Spinesi che serve Mascara, ma il calatino si lascia cadere e viene ammonito per simulazione. Il 16° è il minuto di Alessandro Diamanti. Prende palla e da 25 metri lascia partire il suo tiro che sorprende Polito. Bella la conclusione del giocatore livornese. Per Polito un altro gol preso dalla lunga distanza. Il Catania va in bambola e rischia ancora, Diamanti su punizione calcia alto e Tristan colpisce il palo dopo un assist del solito Diamanti. I rossazzurri provano a ritrovare la bussola, entra Tedesco per Silvestri e su azione d'angolo Stovini può rendere ottima la sua prestazione ma il tiro al volo esce di pochissimo. Il Livorno però legittima il suo vantaggio con l'ennesima occasione, Silvestre si fa soffiare palla da Pasquale che allunga per Tavano, il suo tiro di destro va a stamparsi sulla traversa. Dalla parte opposta è bravo Mascara, Spinesi prova a concretizzare ma il suo tiro è deviato in corner. Al 41° il Livorno colpisce un altro legno, di testa Vidigal schiaccia il pallone a terra, Polito probabilmente sfiora la palla e la manda sul montante, arriva Pavan che spedisce fuori. Nel finale ci prova anche Polito ad andare in avanti ma non serve, il Livorno torna al successo e il Catania raccoglie l'ottava battuta d'arresto in trasferta e adesso è in zona retrocessione.